iniziato da ragazzo, però diciamo a 12 anni già lavoravo da solo col gregge. Ogni pastore per fare questo mestiere soprattutto la voglia di imparare perché ogni giorno escono cose nuove, specialmente sulle malattie del gregge per mantenerle bene. E soprattutto una grande passione perché se non c'è passione non riesci a lavorare come si deve lavorare. Ma il lupo non è un grande problema perché se siete dei cani buoni, dei pastori abruzzesi e delle recinzioni ottime per la notte non è un gran problema. Con queste cose ottimali si riesce a convivere con il lupo, che penso che è anche un animale molto utile sia per l'equilibrio del territorio. Oltre i 50 anni penso che se sono state 3, 4, 5, massimo 5 perdite di pecora durante questi anni. Penso che perdite con gli ottimi cani non ce ne sono. Ma le istituzioni dovrebbero dare una mano per quanto riguarda l'alimentazione dei cani, dei mangimi. Fornire ottime recinzioni per la notte. Ma nella nostra penisola, se non ci sono gli aiuti concreti, sgravi fiscali sulla pastorizia, muore nell'arco di 10 anni e ha finito tutto.